adesso è ricavare le equazioni, i tipi di esse. Quindi cercare di ricavare le equazioni. Fatemi disegnare la struttura. Come prima il dispositivo, quindi di cortocircuitare il source body, applicare una VGS positiva e una VDS. Ricordiamo che questo è il verso positivo che abbiamo scelto per la corrente. Prima di procedere a questo calcolo, ricordiamo che il cuore del dispositivo è dato dalla struttura metallo-ossido semiconduttore. E quindi uno dei parametri fondamentali del dispositivo è la capacità dell'ossido di gate. La capacità dell'ossido di gate che si scrive come C-oxide, C-ox, e che in quanto capacità sarà pari a epsilon su T-oxide, all'epsilon dell'ossido sullo spessore dell'ossido. Il vostro libro vi aggiunge dei numeri a questi parametri, la costante dielettrica dell'ossido pari alla costante dielettrica del vuoto per la costante dielettrica dell'ossido di silicio che è 3.9 epsilon con 0. Per capire gli ordini di grandezza delle cose che trattiamo, diciamo che per uno spessore dell'ossido di circa 10 nanometri, la capacità dell'ossido per unità di area, C-oxide, ha un valore che è circa 3,45 femtofarad a micron quadro. Quindi questi sono i numeri, questa è la capacità dell'ossido di gate per un caso molto tipico di un ossido di 10 nanometri che chiaramente va moltiplicata poi per l'area della gate. L'area della gate che abbiamo detto qual è l'area di gate? È la lunghezza del canale per la profondità del canale L per W. Allora, noi ci vogliamo calcolare la corrente che circola nel canale mettendoci inizialmente nella condizione di triodo, ok? Quindi immaginando di lavorare con un VDS piuttosto basso e quindi poter ritenere che almeno in questa prima parte della trattazione il canale sia un canale di tipo trapezoidale, cioè non siamo nella situazione di saturazione. Come ce la possiamo calcolare la corrente della struttura? La corrente uno se la può calcolare
come la variazione di carica nel tempo. E quindi come tale uno se la può calcolare come del Q su dx per dx su dt, dove x è l'ascissa che si muove lungo il canale. Quindi io per calcolarmi questa corrente ho bisogno di valutare queste due quantità. Quindi la carica in un fissato punto del canale e dq su dx su dt è la velocità dei portatori del canale. Allora, se noi prendiamo una lunghezza infinitesima dx all'interno di questo canale, quale sarà la carica del Q che io trovo qua dentro? Come si trova la carica? La carica che ho là è uguale a C del B, è la carica prodotta da un condensatore. Allora, che cosa abbiamo detto prima? La capacità del condensatore io la posso scrivere come Cox per l'area che stiamo valutando. Se io limito la mia analisi a uno strato dx, l'area che io sto valutando è un'area che è data da W, che è la profondità del canale, per dx. Poi ci metto il segno meno, perché la carica che io ho nel canale è una carica di elettroni, una carica con un segno meno, e poi ci devo mettere la tensione che mi produce quella carica. La tensione effettiva che mi produce la carica in questa porzione qual è? Abbiamo detto che la carica da chi è data? La carica viene prodotta dall'overdrive di tensione della gate, quindi dalla VGS meno VT, meno che cosa? Meno la caduta, che è variabile lungo il canale. Quindi se io nel punto X indico con V con X la caduta di tensione, vorrà dire che la carica all'ascissa X è data da chi? È data da VGS meno VT, che è l'overdrive che mi genera carica nel canale, meno la caduta all'ascissa X. Dx su dt. Dx su dt chi è la velocità dei portatori. Questi sono elettroni, quindi noi abbiamo già discusso della velocità dei portatori in un campo elettrico. Abbiamo detto che la velocità dei portatori è proporzionale al campo attraverso una grandezza che è la mobilità degli elettroni. Quindi la velocità dei portatori nel canale, io come la posso scrivere? La posso scrivere come meno con n per il campo elettrico. Perché meno? Perché gli elettroni si muovono nel verso opposto a quello del campo elettrico. Però il campo elettrico lo posso scrivere a sua volta come dv su dx, la variazione del potenziale lungo l'ascissa. Quindi questo qua io lo posso scrivere come più v con n dv dx su dx. Allora, se io metto insieme queste due equazioni, posso scrivermi la corrente secondo il prodotto di queste due quantità. Quindi io saprò che, mi dispiace se cancello queste, scrivo qua, questa corrente io come la posso scrivere? Come meno
CO per doppio, per DGS meno DP meno DX per DB con X su DX. Questa qui è l'equazione che esprime la corrente in una particolare sezione del canale. La corrente però, dove io la guardo, ha un unico valore. Quindi la corrente in questa sezione è uguale alla corrente in questa sezione è uguale alla corrente che esce dal dispositivo. Quindi questa corrente in realtà è uguale a quella che io troverò ai lati del dispositivo, quindi alla corrente di drain. L'unica cosa che devo cambiare è il segno, perché questa corrente è orientata in questo verso, per cui la corrente ha un verso positivo uscente dal dispositivo. Quindi in realtà quella che io ho scritto non è altro che, con il segno cambiato, la corrente di drain, cioè la corrente dell'intero dispositivo. Quindi io posso scrivere che la I con D è pari a mu con N COx W DGS meno DT meno D con X per D con X su DX. Il DX che compare qui lo posso moltiplicare per la corrente. E posso quindi, poiché questo io ho calcolato questa quantità per uno strato infinitesimo dx, posso integrare questa quantità su tutto il canale, cioè tra 0 e L. Quindi se io vado a integrare questa quantità sul canale, qui ho che la variabile è la scissa, è proprio la lunghezza di canale, quindi varierà tra 0 e L lunghezza di canale. Qui la variabile è la caduta di potenziale ai capi del canale che varia tra 0 e VDS. Quindi se io integro questa quantità ottengo la corrente di drain in funzione delle tensioni applicate. Come si fa ad integrare questa grandezza? È molto semplice. Per cui quello che io otterrò è che il D per L sarà pari a mu con N COx W, che è una costante, per l'integrale di questa quantità in dp. Quindi avrò dgs meno dt in dp calcolato tra l'integrale, quanto sarà? Dgs meno dt per vdx calcolato tra 0 e vds. Meno x quadro mezzi calcolato tra 0 e bits. Chiaramente quando lo vado a calcolare in 0 valgono 0 le espressioni. Quindi alla fine possiamo scrivere che la corrente di drain, L lo porto qui al denominatore, sarà pari a mu con N COx W su L, che moltiplica DGS meno VT
per VDS meno VDS elevato al quadrato dezzi. Tipicamente un mezzo viene portato fuori, per cui voi troverete su qualsiasi libro l'espressione della corrente di Drain come un mezzo mu con n ci ox w su l che moltiplica 2 vgs meno vt per vds meno vds al quadrato. Questa è l'espressione della corrente del MOSFET in triodo. Che cosa possiamo vedere da questa espressione? Innanzitutto un certo numero di cose. Lasciamo per un attimo da parte questo termine che rappresenta una costante di proporzionalità tra la corrente e le tensioni al quadrato. Ma quello che possiamo vedere chiaramente è che il legame tra la corrente e la tensione VDS è lineare. Quindi effettivamente noi ritroviamo il comportamento lineare al quale abbiamo accennato in precedenza. Chiaramente al crescere della VDS, questo termine che qua che si sottrae fa sì che la caratteristica poi tenda alla saturazione via via che questo termine cresce. Ok? Quindi questa è l'equazione della corrente nella regione di triodo. Ricordiamo che la regione di triodo è la regione nella quale la VDS è minore o uguale alla VGS. Soffermiamoci su questa quantità. Abbiamo detto che questa quantità rappresenta il coefficiente di proporzionalità tra la corrente e il quadrato della tensione, perché qui abbiamo tensione al quadrato. Quindi a rigore non è esattamente una quantità che ha le dimensioni di una conduttanza, viene comunque denominata in genere transconduttanza del dispositivo e indicata con K. Per cui il K sarà pari a un mezzo mu con n Cox W. L'unità di misura saranno ampere sul volt al quadrato. Se guardate bene in questo termine, noi troviamo due tipi di oggetti diversi. Mu con n Cox, il prodotto mu con n Cox è qualcosa che dipende fondamentalmente dalla fisica del dispositivo. Cox, abbiamo detto, è la capacità per unità di area, dipende soltanto dalla tecnologia, dalla costante dielettrica dell'ossido e dallo spessore. E la mobilità è la mobilità degli elettroni. Quindi questo parametro qua, in qualche maniera, è un parametro che il progettista non ha a disposizione per modificarlo, è un parametro assolutamente tecnologico. Quindi per questo motivo questo viene detto in generale trasconduttanza di processo, comunque parametro di processo, cioè non è una cosa che il progettista può variare. Non posso dire di fare, in generale non si agisce sullo spessore dell'ossido, ma quello viene definito da quello che è la tecnologia realizzativa. Viceversa, poi abbiamo un rapporto che invece indica le dimensioni del dispositivo. Allora quindi sono in genere un parametro che il progettista del dispositivo, del circuito, può variare. Può sicuramente indicare quanto deve essere lungo il canale e quanto deve essere profondo il canale. Quindi questa parte, diciamo, geometrica del fattore di trasconduttanza viene detto fattore di forma. Okay?
Questo dipende essenzialmente dalla forma del canale. Questa qua noi ce la siamo trovata un triodo. Via via che la tensione aumenta, che la VTS aumenta, abbiamo detto questo canale diventa praticamente triangolare. Una volta che la forma del canale si è portata da trapezoidale a triangolare, se anche aumenta, almeno già in prima approssimazione, la tensione VTS che io applico, questa forma triangolare io non la posso variare più. Questo che significa? Che io la corrente non vario più. Cioè, una volta che io entro in saturazione, la corrente non dipende più dalla VDS. Perché qualunque sia questa tensione che io vado ad applicare, la corrente non varia più, perché io non riesco più ad agire su quella che è la forma del canale. Quindi, quella è la corrente. Quindi in regione di saturazione noi possiamo scrivere che la corrente che cosa diventa? Diventa a questo punto semplicemente legata alla, in saturazione ricordate, la VDS vale VGS-VT, quindi la corrente non diventa altro che un mezzo componente COS lungo su L per VGS meno BT elevato al quadrato. Cioè io non ho più la dipendenza della corrente dalla tensione tra due sorsi. Quindi se io volessi a questo punto disegnare le caratteristiche di questo dispositivo, io posso immaginare che almeno diciamo, secondo questa prima approssimazione con cui abbiamo trattato il problema, le caratteristiche del dispositivo siano fatte in questo modo. Se non applico una tensione sufficiente alla gate, la corrente che passa è zero. Quando la tensione di gate supera la tensione di soglia, comincia a passare una corrente di tipo resistivo, cioè proporzionale con la tensione VDS. Se aumento la VGS, la corrente resta ancora resistiva ma assume un valore più elevato. Quindi al crescere della VGS la corrente aumenta. Al crescere della VDS però, a un certo punto la VDS raggiunge il valore VGS-VT per ciascuna curva e la corrente diventa costante. Il punto di confine tra le due regioni, quella lineare o di triodo, quella in cui la corrente è costante o di saturazione, è data dalla condizione VDS uguale VGS meno VT. Se io vado a sostituire questa condizione in una delle due equazioni della corrente, quale che prenda, che cosa ottengo? Che la corrente diventa pari a K VDS quadro. Che vuol dire? Che il limite, trovate, se io sostituisco questa condizione, VDS uguale VGS meno VT, per esempio nella seconda equazione, io che cosa mi trovo? Mi trovo che nel punto, diciamo, di passaggio da un funzionamento all'altro, la corrente vale K
BDS quadro. Che vuol dire? Che il punto di confine tra una regione di funzionamento e un'altra lo trovo su una parabola che quindi il disegno diciamo non rende esattamente l'idea, però i punti di confine appartengono a una parabola IP. Quindi al di qua ho il funzionamento in triodo, dall'altra parte ho il funzionamento in saturazione. Quindi le caratteristiche del MOSFET possono essere rappresentate nel piano ID con una famiglia di curve. Tutto questo in realtà è vero, diciamo, in una prima approssimazione. Perché? Perché se io adesso andassi a prendere un dispositivo reale e facessi con un tracciatore di caratteristiche le caratteristiche, potrei osservare una cosa, e cioè che benché in saturazione io mi aspetto che la corrente rimane costante a un certo valore, nei dispositivi reali io ho un leggero aumento della corrente in saturazione, cioè la corrente non è esattamente costante, ma cresce un po' la tensione. Vuol dire che in realtà una debole dipendenza dalla tensione VDS in realtà esiste. Perché esiste? Perché in realtà quando io supero la tensione di saturazione il canale che prima si manteneva per tutta la dimensione 0L in realtà ci saranno dei punti nei quali non è proprio creato. Quando io salgo con la tensione a un certo punto non è vero che questo resta proprio triangolare, ma il canale magari sarà creato soltanto in una parte della regione compresa tra le due diffusioni. Quindi in realtà che cosa sto dicendo? Sto dicendo che questa L non è più la L geometrica, ma la lunghezza del canale diminuisce. Questo chiaramente, perché la lunghezza del canale sta al denominatore, significa che la corrente aumenta. Ok? Quindi se noi volessimo usare delle formule precise, noi dovremmo tenere in conto del fatto che in saturazione il K al denominatore dovrebbe avere una grandezza variabile. Chiaramente questo, diciamo, si preferisce non farlo, si preferisce definire il K così come l'abbiamo definito e tenerlo fisso quel valore e introdurre nella descrizione della corrente di saturazione un termine correttivo che tiene in conto di questa debole dipendenza con la tensione drain source. Come si ricava questo termine correttivo? Si vede che se noi andiamo a unire tutte queste rette, quindi della pendenza delle caratteristiche, se noi idealmente le unissimo, tutte queste rette hanno un'intercetta comune, che è chiaramente una tensione negativa, che ha un valore che è compreso tra una decina e una cinquantina di volt. Non ne vogliate se vi faccio un disegno. Immaginiamo che questa è la linea di confine. Queste sono le correnti. Se io vado a unire tutte queste rette, mi accorgo che queste qua hanno un'intercetta che viene denominata tensione di Early e che è una tensione negativa.
chiaramente il fatto che la corrente cresca con la tensione è l'evidenza, diciamo, di un meccanismo di tipo resistivo, quindi di una dipendenza lineare tra la corrente e la VDS. Come vi dicevo, piuttosto che intervenire in questo termine qua, che resterà sempre un mezzo mu con NCOX doppio su L, per tenere in conto di questa debole dipendenza dalla corrente, viene aggiunto un termine che tiene conto di questa dipendenza resistiva. Questo termine viene scritto così: si moltiplica la corrente per il termine 1 più lambda VDS, quindi si porta in conto la dipendenza lineare con la VDS, attraverso questo coefficiente lambda, che è proprio 1 su V con A, V con A tensione di Hurley. In definitiva, mentre nessuno vi chiederà mai come si ricava la corrente del MOSFET, ci sarà sempre utile nel prosieguo del corso come si scrivono però le correnti. Quindi, riassumendo, noi possiamo scrivere la corrente di un MOSFET innanzitutto individuando a quale regione di funzionamento sto facendo riferimento. Quindi, se sono in triodo, ossia con VDS minore di VGS meno VT, la corrente del MOSFET per noi sarà K 2 VGS meno VT per VDS meno VDS quadro. Se saremo in saturazione, quindi con VDS maggiore di VGS meno VT, per noi la corrente sarà K VGS meno VT elevato al quadrato per 1 più lambda VDS. Questo è quello che noi dobbiamo sapere, perché poi alla fine noi utilizzeremo le equazioni tensione corrente. Queste equazioni che si possono rappresentare su una caratteristica di questo tipo, quindi parametrica in VGS. Quindi quello che voi vi dovete ricordare è K, fattore di transconduttanza, ampere su volta al quadrato. K contiene due termini, quindi il K è un mezzo con NCOX doppio Q su L. Di questi due termini, il primo, in generale anche sparse, ve lo darò da denominato K'N, ed è il termine che per voi è invariante, un con NCOX, perché è relativo solo alla tecnologia. Che vuol dire? Che uno, una volta che ha deciso qual è la foundry, la fabbrica che deve realizzare il dispositivo, la fabbrica saprà fare l'ossido 10 nanometri, 8 nanometri. Non è un parametro che voi potete scegliere, non potete condizionare. Ci sta poi l'altra parte, il fattore di forma, WL, che invece è una, diciamo, una quantità sulla quale il progettista può incidere, cioè può decidere la lunghezza e la profondità. L'altro parametro importante è il lambda, che viene detto fattore di modulazione del canale, che tiene in conto che è numericamente pari a 1 su V con A, con V con A tensione di Hurley, e tiene in conto del fatto che in realtà all'aumentare della VDS oltre la saturazione, il canale non riempie più l'intero spazio fisico tra 0 e L, ma occupa meno
di questo spazio, quindi a rigore il fattore di trasconduttanza dovrebbe aumentare. Noi non lo aumentiamo, lasciamo fisso questo, che tipicamente viene indicato con una K con N, perché ci stiamo riferendo agli elettroni. Quindi noi non lo variamo questo K con N, ma introduciamo un termine correttivo per tenere in conto del fatto che abbiamo una dipendenza lineare con la tensione ai terminali. Bene. Prima di chiudere, solo due ulteriori osservazioni, poi finirò. Le due osservazioni sono queste. La prima riguarda ancora questo termine, questa corrente in saturazione. Perché? Perché abbiamo detto il termine correttivo tiene conto di un effetto resistivo. Allora, se è un effetto resistivo, io mi posso calcolare qual è la resistenza che in effetti io vedo tra i due terminali. Come me la posso calcolare? La resistenza che viene indicata con R piccolo 0, resistenza, diciamo, di uscita. La resistenza come si può calcolare? Sempre come dV su V. Noi qua abbiamo I in funzione di V, quindi me la vado a calcolare con D di V rispetto alla variazione della V con S quando VG è costante, a meno 1, l'inverso di questo. Quindi questa resistenza di uscita, se io mi vado a calcolare la derivata parziale solo rispetto alla dvs di questo, quanto vale la derivata? C'ho un primo termine che non dipende dalla dvs, che è kvgs meno vt quadro, la cui derivata vale 0, e l'altro termine che è k con n vgs meno vt quadro per lambda, la derivata rispetto alla VGS. Allora, ma questo chi è? Questo termine qua non è altro che la corrente che io avrei se non tenessi proprio conto di questo effetto di modulazione. Quindi è la corrente calcolata in assenza del fattore di modulazione del canale. Questo termine qua è 1 su V con A. Quindi in definitiva questa resistenza di uscita non è altro che V con A su I. Questa noi la useremo sempre. Ok? Quindi io, se faccio la derivata rispetto a dvs, mi vado a calcolare questa resistenza di uscita. La resistenza che posso calcolare come l'equivalente a tensione di Hurley diviso la corrente che io avrei se non considerassi l'effetto di modulazione del canale. Quindi calcolata nel punto in cui sta iniziando. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione riguarda invece un'altra questione. Noi tutti i ragionamenti che abbiamo fatto oggi li abbiamo fatti immaginando che questi due terminali qua fossero sempre un punto su un punto. Ora, questo non è sempre possibile farlo. Perché? Perché voi avete visto che nel wafer di silicio in generale uno non fa il singolo dispositivo, ma realizza un intero circuito, o comunque più dispositivi. Per cui il substrato di silicio, questa parte qua, non vedrà all'interno solo questo dispositivo, ma vedrà tanti altri dispositivi con
connessi. Quindi non è detto che io possa mettere questo terminale in cortocircuito con questo qui, con questo unico source che tengo qua sopra. Più in generale, poiché io devo essere sicuro che tutto sia contropolarizzato, il terminale di substrato si mette al potenziale più negativo che io ho a disposizione sul circuito. Questo vorrà dire che in generale tra il source e il body io avrò una tensione che non è zero, ma saprò che questo sarà la tensione più negativa del circuito, per mantenere sempre tutto in contropolarizzazione. Quindi in generale noi lavoreremo con una VSB diversa da zero. Che cosa comporta questo? Chiaramente se io qui ho una tensione negativa, la tensione negativa qua sotto si oppone alla formazione del canale. Che vuol dire questo? Che se io prima in condizioni di cortocircuito, se avevo una tensione di soglia di 1 volt, applicavo 2 volt alla VGS, avevo un certo canale. Quando ho questa differenza di tensione, in realtà se applico la stessa tensione non ottengo la stessa corrente. Cioè l'effetto globale è quello di una tensione di soglia aumentata. Ok? Cioè, l'avere questa differenza di potenziale è un fattore peggiorativo delle caratteristiche. Quindi le stesse caratteristiche che io ottenevo con certe tensioni di gate source le ottengo con delle tensioni maggiori. Quindi, per me, è come se fosse aumentata la tensione di soglia. L'esistenza di questa differenza di potenziale prende il nome di effetto body. Quindi l'effetto body è un effetto peggiorativo. Ora, quando noi usiamo SPICE al suo interno ha, diciamo, le formule tali per considerare la presenza dell'effetto body. Cioè ha all'interno le formule, diciamo, la formula che ci ridà la tensione, che mi ero scritta perché non me lo ricordo a memoria, che ci restituisce la tensione di soglia in presenza di effetto body, che è questa. Poi vi dico chi sono questi termini che stiamo mettendo. La tensione di soglia è pari alla tensione di soglia in assenza di effetto body, VT0, più dei termini che sono questo gamma, questo phi, che sono legati essenzialmente al materiale e alla pianificazione, quindi per noi sono delle costanti, e legati alla differenza di potenziale che esiste tra source. Così, per metterci dei numeri, il vostro libro presenta un esercizio di questo tipo. Io ho un MOSFET che ha una tensione di soglia di 0,8 volt in assenza di effetto body. Se vado a considerare che ci siano 3 volt di differenza tra source e substrato e vado ad applicare queste formule, troverò che la nuova tensione di soglia vale 1,23. Ok? Quindi, riepilogando, l'esistenza di una tensione di una differenza di potenziale tra source e body è un fattore peggiorativo del funzionamento del MOSFET, comunque delle caratteristiche. Quindi, se io
diciamo, come lo posso considerare questo effetto peggiorativo? Lo posso considerare come se la tensione del dispositivo, la tensione di soglia, fosse aumentata. L'aumento viene calcolato sulla base di questa legge, che è una legge piuttosto empirica, che tiene conto della differenza di tensione e di altri parametri che dipendono dalla fabbricazione del dispositivo. Ai terminali, l'effetto qual è? È che quello che per avere le stesse caratteristiche che avevo senza tensione di VSB, io devo applicare alla grid più tensione. Cioè l'effetto terminale è quello di un aumento della tensione di soglia del dispositivo. Ok?